quanto riguarda l'attività nel corso dell'anno, allora diciamo il bilancio è positivo, i numeri sono numeri in crescita. È ovvio, si può sempre fare meglio, si può sempre migliorare. Quello che mi interessa dire è che c'è stato un aumento dei numeri delle persone identificate, dei veicoli controllati, gli arresti e le denunce sono più o meno stazionarie rispetto all'anno scorso, ma questi dati li vedrete poi nella sintesi che vi daremo. L'attività di controllo del territorio, come abbiamo detto, aveva questi numeri, prevalentemente le chiamate alla sala operativa della questura sono anch'esse in aumento, sono state 111.000 a fronte delle 102 dell'anno precedente, però anche qui i dati lasciano il tempo che trovano, perché quello che conta è la tipologia anche delle richieste di intervento che poi vengono fatte. Su queste ci soffermeremo magari dopo. 37.229 le chiamate alle sale operative dei commissariati distaccati. Sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, quindi abbiamo già detto, c'è anche un dato relativo ai servizi di ordine pubblico e alle ordinanze fatte dall'ufficio di gabinetto. Parlando invece delle singole attività, delle varie articolazioni, mi soffermerei, diciamo come prima cosa, sull'attività della divisione anticrimine. Divisione anticrimine che ha avuto un grande lavoro anche per tutti i diversi interventi normativi che si sono registrati in quest'ultimo anno. Parlo del decreto Caivano sui minori, parlo delle numerose modifiche normative sulla violenza di genere, quindi che hanno inasprito le pene, hanno ampliato anche i margini di applicazione di alcune figure e di alcuni istituti. Quindi abbiamo avuto un numero significativo di fogli di via obbligatori, 333, gli avvisi orali del questore, 105, alcuni di essi, anzi, sommati a questi, i 9 fatti nei confronti dei minori proprio in virtù del decreto Caivano. 18 DASPO e 15 DASPO non sportivi, ma DASPO urbano o divieti di accesso agli esercizi pubblici. Gli ammonimenti, e qui veniamo a uno dei temi che mi sta più a cuore perché è uno di quelli che ci ha tenuto e ci tiene impegnati, cioè quello appunto della violenza di genere, del cyberbullismo e della violenza domestica in particolare. Gli ammonimenti, perché voglio spiegare i dati? Perché per esempio abbiamo avuto un forte incremento degli ammonimenti del questore per atti persecutori, 612 bis, che dai 31 dell'anno scorso sono diventati 54, mentre abbiamo avuto un numero relativamente esiguo degli ammonimenti per violenza domestica per il semplice fatto che le vittime di questi reati adesso prediligono direttamente la via giudiziaria. Quindi sostanzialmente anziché fare una richiesta di ammonimento si preferisce fare direttamente la denuncia, che molte volte con il discorso anche del codice rosso dà immediatamente poi una risposta anche in termini di adozione di misure cautelari. Misure cautelari che, se vi dico il numero, sono state 277 nel corso dell'anno, ben inteso che quando parliamo di misure cautelari intendiamo quelle da una maggiore a una minore afflittività, quindi parliamo dell'allontanamento dalla casa familiare, del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, l'obbligo di presentazione dell'APG, gli arresti domiciliari nei casi più gravi, e un incremento significativo c'è stato anche per un'altra misura che è stata appunto incoraggiata e ampliata dalle ultime modifiche normative, il braccialetto elettronico. A fronte dei 3 che abbiamo applicato l'anno scorso, ad oggi ne sono state eseguite 17 come misura cautelare del braccialetto elettronico. Un altro numero significativo che è stabile, comunque un altro numero che ci fa riflettere, è il numero relativo alle implementazioni dell'applicativo Scudo. Ne avrete sentito parlare. Quando ci sono degli interventi, delle richieste di intervento oppure degli interventi di iniziativa, delle volanti in particolare, in situazioni che possono nascondere i cosiddetti reati spia, no? Diverbi, discussioni, percosse, aggressioni, minacce, anche in assenza ovviamente di una denuncia o di una querela, perché la vittima si riserva di farla, perché non la vuole fare o perché non ritiene opportuno farlo, questi interventi vengono comunque in qualche modo
monitorati. Di conseguenza serve per verificare se in occasione di un intervento futuro, magari in quell'abitazione, in quel nucleo familiare, ci sono già state chiamate di questo tipo, e questo a prescindere, diciamo, dalla volontà o anche dalla manifestazione di volontà di procedere della persona offesa, ci può dare un dato significativo proprio ai fini delle misure anche di prevenzione per quanto riguarda la violenza domestica e la violenza di genere. Per quanto riguarda invece l'attività della polizia amministrativa e sociale, anche qui è stato un anno intenso, ci sono state diverse chiusure in base all'articolo 100 del TULPS. Ci tengo a precisare che sono sia in città che in provincia, e molte sono state anche fatte su richieste e su segnalazioni dell'Arma dei Carabinieri in località appunto dove loro hanno effettuato degli interventi. L'ufficio licenze ha avuto un notevole aggravio di attività. Posso dire che sono state valutate 435 posizioni a fronte delle 277 dell'anno scorso, significa attenzionate situazioni soggettive di persone che hanno richiesto delle autorizzazioni di polizia. Significativo è anche un aumento che abbiamo registrato, in linea penso con il dato nazionale, di coloro che decidono di svolgere un'attività di gestori di bed and breakfast, che ovviamente devono svolgere una serie di attività ai fini poi di comunicare i dati sulle persone alloggiate. Da ultimo, ma non da ultimo, l'attività ovviamente che ha risentito del maggior aggravio in termini quantitativi è stata quella relativa ai passaporti. Quindi noi parliamo di 46.360 pratiche di passaporto rilasciate nell'anno 2023 a fronte delle 27.690 dell'anno 2022. Quindi vi rendete conto di che cosa significa in termini anche di impegno da parte dell'ufficio. Mi fa piacere sottolineare che il dato, diciamo, previsto per i rilasci è di 14 giorni. Al momento noi siamo ampiamente al di sotto rispetto a questo dato. In ambito nazionale ci sono state delle criticità per quanto riguardava, ne avrete sentito parlare tutti, la durata dei tempi di attesa per l'agenda elettronica. Diciamo che ad oggi teoricamente può essere di qualche mese, ma in realtà grazie al sistema poi delle rinunce oppure delle urgenze o di altro, se una persona si collega oggi potrebbe trovare degli spazi che si liberano anche nella settimana entrante. Quindi questo è un altro dato che mi interessava sottolineare. L'ufficio immigrazione anch'esso, come potete immaginare, insomma, visto il particolare contesto, è stato assolutamente sottoposto a uno sforzo enorme. Sostanzialmente i permessi di soggiorno rilasciati o rinnovati sono in leggera crescita, parliamo di 38.995 nel 2023 a fronte dei 35.688 dell'anno scorso. I pareri resi per quanto riguarda le istanze di cittadinanza sono aumentati molto, anche qua parliamo di 1.821 a fronte di 1.181. Parliamo invece dell'altra attività, questa è l'attività, diciamo, connessa all'amministrazione regolare. Quella invece connessa all'immigrazione irregolare, va da sé che con l'aumento degli sbarchi nel corso dell'anno anche il contesto modenese ne ha risentito, quindi c'è stato uno sforzo profuso ancora maggiore in termini di contrasto all'immigrazione irregolare. Solo nel 2023 abbiamo emesso 318 ordini di espulsione da parte del questore a fronte dei 221 dell'anno precedente, ma abbiamo incrementato, perché questo è il dato che più mi preme sottolineare, i trattenimenti presso i centri per i rimpatri, che sono passati da 78 a 111. Abbiamo iniziato secondo questo trend anche il 2024, tant'è che già ieri abbiamo accompagnato al CPR di Gradisca un cittadino tunisino che era stato arrestato il primo dell'anno per minacce e altri reati, e ieri dopo la direttissima con il nulla osta dell'autorità giudiziaria è stato scarcerato.
Le principali operazioni di polizia giudiziaria io non ve le sto ad elencare perché man mano nel corso dell'anno le avete viste. L'unica cosa è che, se vi può servire, abbiamo una sorta di elenco con quelle principali, se vi può servire ve lo possiamo far avere anche questo tranquillamente. E altre cose non mi viene al momento da dire, se non quello che voi potete magari leggere da qui e vedere che cosa vi può interessare approfondire.